Signore e signori, bentornati in un nuovo video. Se state guardando questo video, sicuramente tutti quanti voi conoscerete Wish, la versione brutta di Amazon che vende cose scadenti, ma soprattutto a basso prezzo. Ebbene, proprio perché questo sito vende cose schifose, le persone ci vanno a comprare ancora più volentieri. Cioè, l'umanità sta davvero messa molto male, ragazzi. E sto messo molto male anche io, perché nel video di quest'oggi andrò a comprare tantissime cose, le più trash in assoluto, su Wish. Perché alla gente piace il trash, ragazzi. E io nel video di quest'oggi vi darò il trash più totale. Perciò ragazzi, mi raccomando, lasciate subito un bel like qua sotto, perché è davvero molto bello lasciare like su YouTube, perché il tasto diventa blu. È brutto, lo so, però fatelo comunque. Iscrivetevi al canale solamente per il fatto che mi chiamo Best Bastard, che è sempre pur sempre un buon motivo. Ma detto ciò, direi di non perderci in chiacchiere ed iniziamo immediatamente con questo nuovo video di quest'oggi. E vediamo un attimo di spendere soldi a caso. Yeah! Signori, sono entrato su Wish e la prima cosa che ho trovato davanti a me è stata questa fantastica videocamera, mini camera 1080p 60fps, quindi ancora meglio della mia webcam tra un po'. E costa solamente 6 euro. Riprende di notte, di giorno, di mattina, di sera. È grande quanto un dito. Com'è possibile nella vita? Cos'è sta roba? E quindi niente, questa mini videocamera vi servirà per stalkerare tutti quanti i vostri amici in risoluzione anche piuttosto alta. 6 euro, 1080p, io direi proprio che ne vale la pena. Acquistiamola immediatamente, anche perché abbiamo 2 minuti, se no termina l'offerta. Seleziona colore, ah hai ragione, blu. E qualcosa l'abbiamo già messo nel carrello. Ok, abbiamo speso la cifra di 6 euro, sto diventando povero. E dato che sicuramente tra qualche settimana ci toglieranno dalla zona rossa e ci metteranno in zona gialla, torneremo a scuola. E per il ritorno a scuola, cosa c'è di meglio che un trapano? Sconto da 326, con il quale potrete trapanare tutti i vostri amici a scuola, che è sempre una cosa divertente, fidatevi, l'ho provato io stesso. 4 euro di spedizione? Ma io sto diventando povero, vabbè, ok, ok. Ma quale Fortnite, ma quale Minecraft, ma quale gioco de che? Nulla compete con Train Sim World PS4 Game. Acquistiamolo immediatamente, sto acquistando tutto, mia madre mi spaccherà, la carta non è mia. Io non capisco qua, acquisti la crema o la mano gonfia? Perché se la mano gonfia io la compro subito. Ah no, no, ok, è la crema, no, allora no, non te la compro sta cacata. Terapia magnetica per uomo salute. Terapia magnetica antirussamento. Non capisco com'è che funziona. Tu ti metti sto coso e non russi più? Lo compro per mio padre assolutamente. Allora non capisco se è un braccialetto che non ti fa russare, perché sarebbe geniale, oppure è una cosa che metti al collo a quelli che russano, gli strozzi e vedi che non russano più. Che genialata! Assolutamente lo devo regalare a mio padre, che di notte si sentono le bombe di Hiroshima quando russa. Quindi compriamolo e siamo a 4 articoli, ci saremo già a più di 30 euro penso. E ormai lo sappiamo tutti, la prova costume è sempre più vicina, perché l'estate ormai sta arrivando ragazzi, mancano pochissimi mesi. E perciò cosa c'è di meglio di una bella crema dimagrente? Diete dimagrimento più forti, patch pad slim, disintossicante, foglio adesivo. È fantastico, guardate quest'uomo. Uomo. Era un disperato, guardate cosa aveva davanti, sembrava incinta. Mentre adesso è una cosa assurda, però... No, 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 aspetta un attimo. Ma questa persona... Ma questa persona non è la stessa, ragazzi. Guardate attentamente la faccia. Questo c'ha il naso tipo tutto sottile, sembra un elfo. E guardate anche i suoi occhi. E guardate questo qua. Che truffa assurda! Sono due persone diverse, ma questi mi volevano seriamente truffare. No, dai, non ci credo. Non è possibile che tu ti metti questa crema e passi da così a così. Sono per forza due signori diversi, ma si vede lontano un chilometro. Questa c'ha anche i capelli viola. Sì, dai, sì, dai, dai. Affan... Questa cosa era una castroneria, non la comprerò mai nella vita. Io ultimamente ho comprato un nuovo telefono, perché lo scorso mi si è rotto. Sono caduto dalle scale e il telefono si è sfracellato in 3000 pezzi. Io potevo andare a comprare da qualsiasi parte. Ho sbagliato a comprarlo su Amazon, perché potevo comprarlo su Wish. Un bellissimo iPhone 12 Pro Max. Cosa vuol dire questa I davanti? Non sarà mica fake. Eh no, Wish, che cosa, mi cadi così? Cioè,
Cioè, lo vedete questo pallino qua in alto? Voi non so se siete appassionati di Apple, ma io so, in quanto appassionato di Apple, che questo vuol dire che è originale. Cioè, comunque si vede anche da, vedi, 10 core, perché effettivamente l'Apple usa 10 core, certo. Inoltre, dato che siamo su Wish, c'è anche la Special Edition con una telecamera in più, che sarà fake al 90%, però vabbè. Però fatemi capire, qua si vede un telefono diverso da questo qui, che è diverso da ancora da questo qua. Ma cos'è sta cosa? Vabbò, dai, 67 euro. Selezione misura. Quanto deve essere grande? Non lo so. Come un telefono normale. Ok. Seleziona colore. Facciamo bianco. Ce ne sono solamente tre. Facciamo bianco. E lo acquistiamo immediatamente. 60 euro buttati nel cesso. Vai! Allora, io adesso ve lo dico e ve lo prometto. Se questo video arriva a 1000 like, cosa che non succederà mai nella vita, ma se ci arriva, io divento un trapper e mi metto queste cose addosso. Nel prossimo video, in quello video dopo ancora, non lo so, dipende da quando arriviamo ai 1000 likes. Spero mai. Mi metto questi cosi e divento un cavolo di trapper. Cioè, guardate come sono originali. Diamanti da 57 carati. Oro puro massiccio. E guardate come flexa, signori. Cioè, queste cose qua, nel senso, no? Io ho solamente 3 minuti per acquistare. 9 euro, acquistiamo subito. La misura, porca miseria. Cosa sarà? La più grande che c'è, vai. In sconto da 12 euro. Pensate quanto valevano. E 3 euro di spedizione. No, 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 ragazzi. Ma qui si diventa poveri. Quest'anno vorresti andare al mare. È vero, ma c'è il COVID e non tutti hanno abbastanza soldi per potersi permettere un bel volo per le Hawaii. Ma non c'è problema, ragazzi. Guardate qua. Meno 86% di sconto. Un bellissimo aereo. Bellissimo. In sconto da 7 euro a 0,94. Seleziona misura, la più grande che c'è, ci dobbiamo stare sopra assolutamente. 2 euro, è perfetto per essere tirato in testa alle persone che girano per strada, quindi lo compriamo immediatamente, acquistiamolo. Incluso c'è anche un volo viaggio per le Hawaii su Ryanair, ovviamente con 2 euro tutto compreso, cioè vi fanno spendere 2 euro, però c'è un motivo, nel senso, ne vale la... Sì, ne vale la pena proprio. Il problema di molti uomini, soprattutto d'estate, è che sono pieni di peli. Sembrano dei grizzly, io vi giuro, anche conosco persone che sono così. Ma non c'è problema, andate su Wish, 2 euro e vi prendete questo fantastico spray che vi sradicherà dal petto tutti i peli e probabilmente anche la pelle, però è un rischio accettabile. Cioè, nel senso, dobbiamo toglierci questi peli che fanno davvero schifo. E perciò vi consiglio di comprarlo, 2 euro, acquistiamolo. Non lo acquisto per me, ve lo dico di già. E vai, che bello spendere soldi a caso con la carta di mia madre. E infine una bella giacca per uscire anche quest'estate, che comunque probabilmente saremo tutti in zona bianca, si spera. Ecco, guardate qua. Ma quanto si rimorchia con queste cose qui. Ma dico, signori, giacca da uomo in pelle più giacca più. Vi rendete conto? Primavera, autunno, sottile giacca da motociclista. Addirittura giacca vintage da uomo. Due colori, non uno, due. Taglie forti. Taglie forti. Cioè, signori, se io non compro questa adesso sarei un matto, anche perché lo sconto dura poco. Io sono una facciamo finta che sono ciccione 3XL. Vai. Non mi starà mai nella vita, dai, non facciamo i carrettini, metto la L. Acquistiamola e poi quando ci arriva a casa vediamo un attimo che cacchio abbiamo acquistato. Probabilmente mi arriverà la giacchetta della pimpa, fakeissima, vabbè, lasciamo stare. No, fermi, fermi tutti. C'è la PlayStation 5, costa 800 euro. Mai vista una cosa così cara su Wish o nella mia vita in generale. Ma seriamente, quella ufficiale? Ditemi che è quella vera. Per forza. Ok, c'è la licenza qua sotto in basso. Quindi effettivamente sì, dovrebbe essere la PlayStation 5 originale. Scopriremo se è una scammata oppure no se la ordiniamo. Però ragazzi, sono 900 euro. Io devo spendere seriamente 900 euro su Wish? Facciamo così. Allora, io la compro. Quando mi arriva a casa, io la apro. Faccio l'unboxing in un video. Però mi raccomando, arriviamo come minimo ai 400 likes, ragazzi. Come minimo, perché sto spendendo un sacco di soldi nella mia vita. Non sono neanche miei. Dopodiché andremo a scoprire se effettivamente questa è la PlayStation 5 originale. E quando dopo avrò visto se è vera oppure no, oppure una scammata,
una scammata da quasi 1000 euro, andrò a fare il reso di Wish, quindi restituirò la PS5 e loro mi ridaranno i soldi. Andiamo a vedere la reaction di mia madre, spero che non si prenda un infarto. Ma... allora, io qua devo spendere dei soldi per comprare una cosa molto bella. Quanto? Ma... 839 euro, si potrebbe anche prendere quello da 900... un po' di soldi... ma... però è la PlayStation 5, è quella originale. No, però allora, facciamo così. Io la compro, no? No. No, ma sì, perché io dopo faccio il reso, cioè loro mi ridanno i soldi, ma arriva qua, io la spacchetto, no? La vedo, dico, ah che bella la PlayStation 5, poi la rimetto dentro, gliela ridò e loro mi ridanno i soldi. In quanto tempo? Me li ridanno dopo poco, cioè subito penso. Sicuro? Sicurissimo. Lo prendo per un sì, acquistiamo la PlayStation. Facciamo solamente digitale, perché io comunque non la vorrei con il disco, non serve a niente. Quando mai ci ho messo qualcosa dentro a quel coso? Ci ho messo solamente della polvere nella mia PS4. Ok, perfetto. Visualizza carrello, il mio carrello adesso costerà circa 1000 euro. Abbiamo speso seriamente 1000 euro su Wish. Nel prossimo episodio di Wish andrò a spacchettare tutte queste cose e faremo l'unboxing insieme. Dopodiché dovrò chiedere il reso di circa 1000 euro. E quindi niente signori, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto, perché abbiamo speso 1000 euro e non so perché alla gente piace vedere altra gente che diventa povera su Wish. Perciò mi raccomando, lasciate un bel like qua sotto, perché questo video è stato piuttosto costoso, diciamo. Giusto un po'. Se questo video arriva a 400 like, nel prossimo episodio di Wish andrò a spacchettare la PlayStation 5. Speriamo non sia tarocca. La bellissima giacca che ho acquistato, il braccialetto strozza persone che non le fa russare e tutte queste altre cose qua. Iscrivetevi immediatamente al canale per non perdervi il prossimo episodio di Wish. Attivate la campanella delle notifiche, solamente per il fatto che mi chiamo Bestbuster, ed è sempre un buon motivo per farlo. Ma soprattutto non vi scordate di rimanere attivi sul canale, perché il prossimo episodio di Wish sarà epico. Detto questo signori, fatemi sapere qua sotto nei commenti, secondo voi, se mi arriverà la PlayStation 5 fake oppure quella real. Bella regà.